Il consigliere Abate ha chiesto di intervenire, prego, ne ha facoltà. Allora, nel momento in cui noi parliamo di un'approvazione del rendiconto per la gestione inerente. Nel momento in cui noi parliamo di. Proponiamo come punto all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio appunto 2022, noi dovremmo anche un po' fare il punto, prima di approvare qualcosa, vedere quanto è stato speso e a fronte di quello che è stato speso quanto si è ottenuto. Alla fine noi abbiamo la triste realtà che quelle voci che sono in bilancio, quelle voci che rappresentano la rendicontazione, esprimono dei numeri rispetto ai quali numeri in città non ci sono interventi significativi. Non c'è assolutamente traccia di quella svolta di cui il sindaco Melucci parla. Assolutamente nulla. Un'amministrazione che ha scialacquato e continua a scialacquare denaro pubblico attraverso spese per interventi che lasciano il tempo che trovano, un'amministrazione che provvede ad elargire incarichi politici a soggetti della corte politica e a fronte di tutto questo, dicevo, non ci sono risposte per il territorio. Il riferimento soprattutto agli interventi per le categorie sociali più svantaggiate, più deboli, più fragili, nulla. Abbiamo visto una per tutte il discorso dell'aumento delle rette per gli asili nido. Ma a fronte di questo anche un'amministrazione che si è imbarcata e si è precipitata in una serie di mutui, non considerando neanche quella spada di Damocle che pende e che potrebbe far davvero precipitare la città in una situazione inimmaginabile, quella situazione rappresentata appunto dalla sentenza sui BOC, una situazione davvero particolare, però l'importante è ovviamente tagliare nastri, fare annunci ad effetto, poi tanto, e oltre all'aspetto meramente, come dire, comunicativo, mediatico, posso anche capire un'amministrazione che vuole, tra virgolette, saper vendere politicamente la propria merce, però poi alla fine si scherza, si gioca con il fuoco, perché ci si indebita, perché si va incontro a spese a dir poco folli, e questo va a riverberarsi sulla città a fronte, anche in considerazione, dicevo, di questa spada di Damocle della sentenza sui BOC. Un buon padre di famiglia sa, come dire, accantonare, sa mettere da parte in prospettiva di una grandine, di un qualcosa che potrebbe appunto abbattersi su questa città. Una serie di annunci faraonici, di favole raccontate, caro sindaco, come la favola che hai raccontato sullo stadio, quella è una favola bella e buona. Si è visto, ora lo sta dicendo anche Ferrarese, il commissario, che, come dire, la montagna ha partorito il topolino e quello che doveva essere il grande stadio, che doveva essere quasi paragonabile allo Juventus Stadium, all'Allianz Stadium, appena appena ne ha 16.000, doveva avere 16.000 posti, ora non si sa più che cosa si deve fare, l'attuale stadio verrà ristrutturato, verrà rifatto ex novo, insomma non si sa nulla, però l'importante è in campagna elettorale è durare, tagliare nastri, annunciare e poi andare a fare gli incontri
a Bruxelles e altrove, poi vorremmo sapere anche, avremo anche una rendicontazione appunto di queste, delle spese di questi viaggi. Vediamo anche il buon Mattia Giono che lecitamente, per carità, è diventato un globetrotter ovunque nel mondo. Ma ben vengano anche queste iniziative per propagandare l'immagine di Taranto. Il problema purtroppo è che il piatto piange e che qui si sta vendendo, tra virgolette, soltanto il niente, cioè si va a parlare, si fa il paragone della decarbonizzazione, della transizione ecologica di Taranto con le città europee, con Reykjavik, quando qui ancora si sta producendo a carbone, come dimostra il ritorno di AFO 5 e delle batterie. Cioè, voglio dire, il significato, il senso intrinseco del mio intervento è che, ripeto, noi stiamo rendicontando una serie di spese, una serie di numeri faraonici, che però potrei anche capire quegli impegni di spesa importanti, pesanti, gravosi, significativi, che però non hanno, come dire, una traduzione, una attualizzazione in quella che è la condizione della città. Taranto è ridotta a città del terzo mondo, è inutile che giriamo intorno, è ridotta in questa condizione. Sindaco, la pregherei di ascoltare, pur nella diversità delle opinioni, perché il sale e il senso della democrazia è il confronto, seppur da posizioni opposte, ma evidentemente, sindaco, lei è più interessato a chattare, evidentemente forse con gli amici di Reykjavik e delle altre città della transizione, delle vere transizioni ecologiche. Quindi a questo punto tanti numeri che farebbero prefigurare una realtà paradisiaca, una svolta, però alla fine di tutti questi interventi, di queste spese, di questi capitoli di spesa, noi ci troviamo la città ridotta ad immondezzaio pubblico, e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, una pessima immagine per i turisti, con i cassonetti traboccanti, strade e marciapiedi che sembrano bombardate, sembra che Taranto sia stata presa d'assedio e sia sotto i colpi di mortaia. Una città che dal punto di vista sociale non solo non dà ristoro alle categorie più deboli, ma addirittura va ad affossarle. Vedi, ho citato l'esempio delle rette degli asili nido. Beh, evidentemente, forse in questa logica è più importante sistemare politicamente gli amici degli amici, dare dei premi di consolazione come incarichi all'interno dell'amministrazione, piuttosto che magari, e la mia non è demagogia, dare un tozzo di pane, dare un aiuto a qualcuno che ne ha veramente bisogno. Pertanto io esprimerò ovviamente il parere negativo, contrario, ma ripeto, sono solo numeri che stridono in maniera brutale con la realtà. Grazie.